Benvenuti alla quarta trasmissione di Sillabe e Note. E dunque, pane e lettere per tutti. Per tutti, letteratura e poesia sia. E non dimentichiamo il saggio che ho posto al vostro ascolto nella prima puntata e che potrete ritrovare in http://www.fuistv.it/sillabe-note-010203. Bene, e via di seguito dunque, di cui leggo in questa giornata la parte inerente i distributori di poesia che vedete qui su questo nostro tavolo, che non vuole essere una cattedra. Io l'ho fatto materialmente realizzare da un artigiano. Quello che vedete va già riempiendosi delle vostre liriche e debbono diventare tante e onnipresenti come i distributori di benzina, se non come le automobili. E questo deve accadere prima che l'alfabetismo sia invece soppiantato dal cretinismo. Raccomando di cominciare dalla poesia non solo perché così resteremmo nella scia della nostra evoluzione di civiltà. Prima è venuto il canto, poi il racconto, ma anche perché la poesia è meno costosa da produrre. L'unico dovere lo ha verso la sua lingua ed è il dovere di scrivere bene, scrivendo e soprattutto scrivendo bene nella lingua della sua società. Un poeta compie già un gran passo a vantaggio della società. Dunque io vi invito ad invitare tutti i vostri amici poeti, che siano o non iscritti alla FUIS Feder Intermedia, perché dobbiamo compiere questo gesto di amore verso gli altri scrittori per offrire loro la stessa possibilità che stiamo avendo noi con questa trasmissione della TV FUIS Feder Intermedia. Prego Lara. Benvenuti, questa sera ospitiamo Vincenzo Ruggero. Vincenzo Ruggero è un manager aziendale, umanista e studioso di lingua italiana, cultore di musica moderna e teatro. È autore di varie opere di poesia, novellistica, saggistica, tra le quali Amarsi ad arte, frammenti da un'elegia mai scritta, Letto di luna, un quo vadis poetico, Teatro, commedie per una vita, Musica, una passione in più, Mille parole, novelle minime, novelle da ideale palcoscenico della commedia umana, dove nella povertà e ricchezza morali si sviluppano miserie e valori dell'essere. Infatti, questa sera la nostra attrice Tiziana Narciso ci leggerà un estratto da Mille parole, novelle minime, che tra l'altro era già stato letto in parte in una puntata precedente. Prego la parola alla nostra attrice Tiziana Narciso. Buonasera. Vivere è di tutti, dall'opera Mille parole, novelle minime di Vincenzo Ruggero. Era gran caldo, un giorno di primavera romana, alle 3 del pomeriggio, ora insolita per me, e stavo tornando in auto da una visita dentistica, beatamente al fresco dell'aria condizionata, in compagnia di una musica pop e dei pensieri che mi davano buon umore. La prossima fumatina di pipa, la moglie noiosa che mi avrebbe lasciato da solo la notte per andarsene ad un concerto pop, l'oretta di jogging nel parco e la telefonata alla nuova amichetta del cuore, se fosse stata disponibile subito. Insomma, non mi mancava nulla per dire che ero felice, ma di quella terrena ed effimera felicità che è rara ed eppure ci può prendere all'improvviso, quando gli occhi mi vanno ad una fermata d'autobus lungo la Nomentana. C'era lì, tutto soletto, un uomo sulla quarantina o poco meno, occhialuto e con i capelli mori e lisci, lucidi, incolti e lunghi fino alla schiena, dall'aria vagamente gentile e dignitosamente vestito, che, scrutando l'orizzonte della strada, stava in stoica attesa, o almeno così mi sembrò. Ebbene, grazie alla voce preziosa della nostra Tiziana,
La novella come forma di racconto breve e di sintesi espressiva, stando alla migliore tradizione letteraria, può rappresentare efficacemente i personaggi che popolano la nostra scena del mondo, i cui sentimenti puri e non le azioni eroiche o fallaci sono il microcosmo antropologico che li caratterizzano tanto nelle sventure quanto nelle glorie. E adesso noi chiediamo cosa significa scrivere per lei. Per me scrivere rappresenta un modo di esprimersi, un modo, uno strumento per poter analizzare nel più profondo quello che noi siamo, quello che non ci appare molto chiaro, tipicamente. Quindi è un modo per scoprire chi siamo, cosa vogliamo, dove andiamo. E questo perché lo si possa vedere poi tradotto nella realtà della vita. E qui forse nasce l'incompatibilità, il conflitto, qualche volta drammatico, fra i due piani, cioè quello che siamo e quello che riusciamo ad essere poi nella realtà della vita. Pertanto, non a caso, anzi, mi torna alla mente quanto diceva Pirandello, la vita o la si vive o la si scrive. Tutto questo significa un tentativo attraverso la scrittura di capire il senso della vita. Ho cercato di andare a fondo su questo attraverso due metodologie, la poesia e la prosa. L'uomo è un attore consapevole o meno, della commedia della vita, la commedia umana, dove si voglia o non si voglia, tutti noi recitiamo una parte. Qual è il suo rapporto con il teatro, visto che i suoi testi sono molto teatrali? Il mio rapporto con il teatro è semplicemente una passione personale che è nata sui banchi di scuola, grazie ad una professoressa che non ho mai smesso di ringraziare, allorché ci fece conoscere Luigi Pirandello e la sua teoria della maschera. Questa teoria mi ha accompagnato per tutta la vita e anche, ovviamente, nella mia opera letteraria, quella teoria della maschera che anche Nietzsche dice essere il più profondo del nostro essere. Tutto questo si è riversato, almeno nella mia opera, in due libri fondamentali. Il primo è un'opera poetica, Letto di Luna. Il secondo è novelle. Il mio tentativo è stato proprio quello di dimostrare come noi siamo attori, partecipi o meno, consapevoli o meno, di questa commedia umana. Allora sia benedetta l'arte in generale come oppio dei popoli o semplice medicina dell'anima, sempre e comunque l'individuo affronti la fatica del vivere, dove non c'è un mestiere che si impara bene prima o poi, ma ci devono essere invece la ricerca continua e il piacere dello stupore sugli interrogativi fondamentali: chi siamo, dove andiamo e da dove veniamo. Bene, in questa puntata di Sillabe e Note la regia, la regina e la prosa, stavo pensando di salutare la regia, e la regina e la prosa, siamo sul filo delle parole non legate dunque a schemi metrici, benché la prosa possa riservarci molte sorprese, musicalità inattesa, bellezza del ritmo narrativo che culla la storia e la lettura, la sorpresa dei fatti reali e poi trasposti o di fantasia che sa superare la realtà e viceversa e via ancora. Soprattutto vi chiederete come mai in questa puntata ci siano tutte prose. Ebbene, siamo nel recinto del tema libero, che ha reso particolarmente arduo trovare analogie evidenti tra i vari scritti che ci sono pervenuti. Comunque, qui le analogie, a mio avviso, si possono riscontrare più nella psiche, nella necessità che tutti, possiamo dire, abbiamo di cercare una nostra propria identità, di donare un senso alle nostre insicurezze. Presentiamo l'autrice Lucia Bruni, storica dell'arte e giornalista, studiosa della lingua e del costume toscani. Dedica tra l'altro una sua pubblicazione proprio a questo argomento, Mia nonna Elena di Bombe. Nel 1991 è tra i 10 finalisti del concorso per l'opera diaristica promosso da Tutto Libri della Stampa di Torino. Fa parte dell'archivio delle scrittrici toscane ordinato presso il Dipartimento di Italianistica dell'Università di Firenze.
per la ricerca linguistica e l'attenzione appunto al costume e alle tradizioni toscane, i suoi libri si trovano presso la biblioteca dell'Accademia della Crusca. Dal 1997 si dedica anche al racconto giallo, risultando più volte tra i 10 vincitori del concorso Orme Gialle di Pontedera. Numerosi sono i romanzi e variegate le collaborazioni. E allora è oltremodo importante per noi conoscere di Lucia com'è il suo rapporto con le lettere, quale significato e quale importanza hanno per lei. E questa volta sei tu a chiedere. E per lei che cosa significa scrivere? Per lo più si scrive quando si ha qualcosa da dire. Aggiungo che per farlo, almeno per me, bisogna essere disposti a tirar fuori la parte di noi che è più gelosa, quella nascosta, quella che generalmente si cela agli altri perché abbiamo paura che ce la sciupino. Io sono nata e vissuta in un paese sulle colline di Firenze, Quinto Fiorentino. E questo io mi porto dentro l'eco di questa vita corale vissuta assieme agli altri e quindi anche condivisa. E questa condivisione mi ha spinto anche a cercare di capire, di entrare negli altri e poi esprimere quello che gli altri vorrebbero esprimere e magari non lo sanno fare. Diciamo, mi viene in mente una frase di Pavese La Luna e Falò, dove parla del paese e dice che un paese ci vuole, non fosse altro che spesso per abbandonarlo, però è qualche cosa che ti resta dentro perché non ti fa sentire solo. C'è qualcosa di tuo che anche se te sei lontano resta ad aspettarti. Questo a me ha sempre dato una grande consolazione. È questo che mi ha invitato a riflettere e anche a scrivere tutte queste riflessioni. Direi che scrivere è un po' approdare a un porto, per quanto mi riguarda, è approdare a un porto sicuro. Attraverso la scrittura si possono coniugare realtà e fantasia e poi appunto i tanti aspetti della vita vissuta e quella che viviamo in questo momento, l'attuale, quella che diciamo ci circonda e che nel parlare spesso va distrutta, perché ovviamente verba volant, come si suol dire. E, usando invece la metafora letteraria, si possono esplorare i tanti stati d'animo che ci riguardano e che riguardano gli altri. E arrivare a mettere insieme questi stati d'animo, tutto ciò che sentiamo, è importante, perché è importante per dare una testimonianza di noi, una testimonianza dell'oggi. Io scrivo per riviste di letteratura, che altro di riviste di attualità, che faccio delle recensioni a dei libri e poi da diversi anni scrivo per diari di cineclub. Perché diari di cineclub? Perché il cinema, la settima, famosa settima arte, è un po' come il teatro una volta, chiaramente il cinema poi è venuto dopo, è ciò che riassume un po' tutte le arti. Nella visione abbiamo la letteratura perché c'è bisogno di un testo, una sceneggiatura, abbiamo l'architettura perché la scenografia va costruita, abbiamo la parola, abbiamo l'incontro con gli altri, ecco, è tutto quello che ci appartiene da un punto di vista anche di espressione. Coniugo letteratura e cinema. È importante attingere alla realtà minima, quella di tutti i giorni. Il cinema lo fa senz'altro e lo fanno anche le altre arti, come può essere l'arte visiva. Io faccio presentazioni a mostre di pittura, per esempio, perché questo mi dà la possibilità e l'opportunità di dialogare anche con altre discipline artistiche. E come si esprime il pittore attraverso il pennello, così diciamo si esprime anche il regista attraverso il cinema, si esprime lo scultore attraverso diciamo la scultura o i suoi strumenti. Ecco, io per me scrivere è anche questo, è incontrare gli altri e soprattutto è entrare in punta di piedi un po' nel mondo degli altri per farsi raccontare e riraccontare, perché è importante
questa eredità che noi lasciamo. Io penso che senza memoria non c'è futuro. Io sono molto affezionata alla memoria e quindi credo che scrivere sia anche dare delle pillole di memoria che poi servono, o anche pillole e pietre di memoria che poi servono anche per costruire il futuro. Almeno ce lo auguriamo, è ciò che ci auguriamo. Adesso la nostra cara Tiziana, che con la sua preziosissima voce leggerà Il dolce forte dei sogni di Lucia Bruni. Il dolce forte dei sogni di Lucia Bruni. Gioia e inquietudine, una battaglia dell'anima che gli fa avvertire urgente il desiderio di ritrovare cose e sentimenti del suo vissuto. I fogli che tiene in mano raccontano il cammino difficile e ingrato del suo incedere nella vita. Quella lettera non l'ha mai data a nessuno, perché nessuno c'era che avrebbe potuto leggerla. Era stropicciata, un po' strappata nei bordi, perché tutte le volte che gli era capitata fra le mani, nella tentazione di buttarla via quasi per cancellare tanti momenti tristi, l'aveva cartocciata. Poi, chissà perché, gli era mancato il coraggio, come se, gettandola, il legame con la mamma e quel bambino che era stato si rompesse. Così l'aveva spiegata di nuovo e riposta nel cassetto di fondo dell'armadio, dove teneva la roba da caccia e dove solo lui metteva le mani. È il suo piccolo segreto, quello delle lettere scritte alla mamma. Un modo per ripercorrere certe tappe importanti della propria vita. E nessuno deve sapere della sua esistenza. Le troveranno quando lui non ci sarà più, ma allora non avrà importanza. Chissà cosa penseranno di lui e di quel suo segreto. Spera che sorrideranno di tenerezza, pensando a quell'uomo maturo, severo, temprato dalle difficoltà del quotidiano, che, ammorbidita la propria scorza, aveva sentito il bisogno di confidare a un quaderno le angosce di bambino, le riflessioni e le insicurezze di adolescente, quelle di uomo. Sì, perché tutti ce l'hanno le insicurezze, ma pochi hanno il coraggio di ammetterlo. Francesco Paolo Tanzi. Allora chiediamo a Francesco Paolo cosa significa per lei scrivere. Per me scrivere può significare anche, come dire, togliersi i sassolini dalle scarpe, no? E cioè una necessità improrogabile dove si ha il bisogno di comunicare qualche cosa agli altri. E lo scrittore, in realtà, io penso che non sa quello che fa. I greci parlavano, no, della musa ispiratrice, cioè di qualcosa che magicamente prende l'animo di chi scrive e che poi procede quasi automaticamente, quasi misteriosamente. E questo, secondo me, è proprio il mistero dello scrittore, la meraviglia. Il mistero è proprio quello, il rapporto tra chi scrive e chi legge. E molte volte io credo che si viene a creare una fusione empatica,
Molte volte il lettore intuisce qualcosa che lo scrittore non ha neanche pensato, ma ha scritto di getto. Il protagonista del mio racconto Lo Zen e l'arte di scriversi addosso sente questo suo desiderio di voler scrivere e poi di non riuscire perché è affogato da altre situazioni e di questo lui chiede perdono. A volte succede che gli scrittori di successo, quelli che hanno avuto la fortuna, la possibilità di scavalcare la situazione editoriale, poi dopo alla fine diventano schiavi di un sistema che diventa un qualcosa di obbligato e che quindi sfugge alla vera creatività. Le rivolgo una domanda che mi ha molto incuriosito, che lei ha posto proprio all'interno di questo suo testo. Esiste secondo lei un'arte felice? Bella domanda. Questa è la domanda che si pone anche il protagonista. Un'arte felice. Ogni artista e quindi ogni scrittore comunque proviene da una situazione di sofferenza, perché altrimenti non ci sarebbe bisogno di esprimere i propri pensieri, di rincorrere le proprie illusioni, i propri rimorsi, i propri desideri insoddisfatti. La scrittura, e credo questo valga nella storia di tutti i grandi scrittori, la scrittura ha sempre dentro di sé qualcosa di sofferente, qualcosa di sofferente perché è il bisogno che accomuna gli scrittori, che hanno bisogno di isolarsi, di rifuggere alle situazioni semmai banali della quotidianità per poter inseguire i propri sogni, per poter inseguire il desiderio di esprimere, il desiderio di raggiungere gli obiettivi che non sono solo quelli della scrittura, ma sono gli obiettivi della vita di ognuno di noi. La felicità è ciò che noi inseguiamo di continuo, ma è che poi non è mai realizzata del tutto, c'è sempre qualcosa che non funziona e ecco allora che si scrive. In un ipotetico mondo perfetto, che bisogno c'è di esprimere i propri pensieri, sia nella scrittura che nell'arte, che nella musica? Tutte le forme d'arte in fondo sono un tentativo di sviluppare il proprio cammino verso una utopica felicità che non si raggiunge mai. Ecco per questo che l'arte felice è una conclusione mai conclusa, si potrebbe dire, no? Ma c'è sempre qualcosa che non funziona. Le persone che ci sono intorno non sempre comprendono, capiscono i momenti in cui lo scrittore si isola dalla realtà per cercare qualcosa, no? Che poi lo porta a scrivere. Joseph Conrad diceva: ma come faccio a spiegare a mia moglie che quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando? Lo scrittore a volte si isola alla ricerca di qualcosa che nemmeno lui sa veramente cosa significa. La parola è alla voce di Tiziana Narciso, l'attrice che ci sta accompagnando in questo viaggio poetico-letterario di FUIS TV Feder Intermedia. Lo Zen e l'arte di scriversi addosso, di Francesco Paolo Tanzi. La notte, prima di addormentarmi, comincio a ripensare a tutte le cose che mi sono venute in mente durante il giorno, ripromettendomi di appuntarle da qualche parte. E ogni volta mi manca sempre una penna e un foglietto, per poi ricominciare a scrivere. E non succede mai. E allora penso, ricostruisco eventi e riflessioni, il materiale, insomma, per il gran libro dei libri, prossimo a venire.
È bello comunque, nel tepore del letto, ripercorrere i mille sentieri di avventure sognate o già vissute. Perché poi è proprio questo che voglio, raccontare, raccontarmi, fare il punto della situazione. Mi capisci, Armando? Perché è questo tutto quello che conta veramente, per me, per gli altri, per questo cazzo di mistero che non riusciamo mai a svelare fino in fondo, ma che ci affascina, ci travolge, ci riempie di senso, anche se un termine non lo troveremo mai. Il concetto di risonanza nella meccanica quantistica, insomma, è questa idea, che poi è una legge della fisica, mi affascina da matti. Ti sei proprio fissato con questa storia? Beh, sì, risolverebbe tutto. Ah, riflettici. Arte, storia, grandi eventi, materia e antimateria, misticismo e matematica, nel fluire inconsapevole della realtà che sfugge di continuo a se stessa e si ricompone di volta in volta senza un fine né un plausibile motivo. Questo mi fa ripensare al grande Pernio, ma non ricordo chi lo aveva detto. Poi, se ci pensi bene, la scrittura, la narrativa, ha l'immenso compito di sfondare la porta, di annullare ogni divisione tra chi scrive e chi legge. Tutto il resto non è che un dettaglio. Spiegati meglio. Cristo, cerca di intendermi. A che serve l'arte, cioè ogni pensabile forma di creatività assoluta, se non c'è il cuore? Ossia la voglia e l'istinto di annullarsi e calarsi consapevolmente nel gran calderone del tutto fino a confondersi con l'intera umanità. Raccontare il tuo mondo nella folle speranza di annullare ogni distanza con gli altri per divenire un piccolo, infinitesimale granello nella spiaggia fatta di miliardi e miliardi di granelli assolutamente identici a te. Questo è il mistero e questa è la realtà. Ok, ma pochi lo capiscono e quei pochi soffrono inevitabilmente e purtroppo consapevolmente. Dunque, non esiste un'arte felice. Ad ogni modo, la poesia non poteva mancare in questa puntata. Perciò abbiamo deciso di concludere con il testo di un poeta particolarmente brillante. Prego, la nostra parola all'attrice Tiziana Narciso. E lasciatemi divertire di Aldo Palazzeschi. Tri tri tri, fru fru fru, iu iu iu, ui ui ui. Il poeta si diverte pazzamente, smisuratamente. Non lo state a insolentire, lasciatelo divertire, poveretto. Queste piccole corbellerie sono il suo diletto. Cucurururururu cucù, cucurucucucù. Cosa sono queste indecenze e queste strofe bisbetiche? Licenze, licenze, licenze poetiche sono la mia passione. Fara 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 tara 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 para 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 lara 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 la. Sapete cosa sono? Sono robe avanzate, non sono grullerie, sono la spazzatura delle altre poesie. Bu 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 bu. Riu riu. Ma se d'un qualche nesso son prive, perché le scrive quel fesso? Bilo 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 blu. Filo 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 flu. Bilo lu bilo lu. Non è vero che non voglion dire qualcosa, voglion dire come quando uno si mette a cantare senza sapere le parole, una cosa molto volgare. Ebbene, così mi piace di fare. A e i o. Ma giovinotto, ditemi un poco una cosa. Non è la vostra una posa di voler con così poco tenere alimentato un sì gran fuoco? Wish 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 shu 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 koku 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 shu koku. Come si deve fare a capire?
Avete delle belle pretese, sembra ormai che scriviate in giapponese. Abia li al ri, ri ri ri. Lasciate pure che si sbizzarrisca, anzi, è bene che non la finisca. Il divertimento gli costerà caro, gli daranno del somaro. La ba la fa la la fa la la, a poi la la, la 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 la. Certo, è un azzardo un po' forte scrivere delle cose così, che ci sono professori oggidì a tutte le porte. Infine, io ho pienamente ragione. I tempi sono molto cambiati. Gli uomini non dimandano più nulla dai poeti. E lasciatemi divertire! E con questa, arrivederci alla prossima puntata, anzi trasmissione di sillabe e note della FUIS TV in Roma per il mondo. Pane e lettere per tutti. Letteratura e poesia, sia.